Ancora un'altra estate di speranze e desideri per il popolo del pallone, che in attesa del campionato si appassiona alle vicende del calciomercato. La Juventus, campione d'Italia, si assicura Dino Zoff, il miglior portiere italiano, e l'esperto José Altafini, lasciato libero dal Napoli. Il lungo corteggiamento della Juventus a Dino Zoff si è felicemente concluso. Zoff, il portiere del Napoli e della Nazionale, è approdato sulle rive del Po. Zoff, per lei un compito particolarmente difficile, anche perché si dice che a Torino la vita per i portieri non sia delle più tranquille. Beh, non è delle più tranquille perché si gioca un livello da campionato internazionale, quindi io comunque sono abbastanza tranquillo e spero di comportarmi come mi sono sempre comportato. Penso senz'altro che il portiere che è ritenuto o che si ritiene uno dei numeri 1 d'Italia ci dia una tranquillità assoluta in difesa, e Altafini, che è sicuramente ancora, malgrado l'età, uno dei maggiori attaccanti del mondo, possa portare quei gol che ci sono mancati in determinate parti del campionato. José, è probabile che quest'anno, perlomeno possibile, ci sia un altro scudetto per lei? Ma io me lo auguro che almeno una delle due cose si vinca, perché sennò che figura vengo a fare? Ecco, l'anno scorso voi avete, e anche 2 anni fa, svolto una campagna rivolta verso i giovani. Quest'anno avete preso 2 anziani. Questo non è un po' in contraddizione? Ah, direi di no, perché lei sa perfettamente che il portiere non ha età. Altafini è un caso particolare, Altafini è un grande attaccante che viene a sostituire per il momento il grande giocatore che è Bettega, che speriamo possa essere il miglior acquisto della Juventus. Si muovono anche le avversarie dirette. Il Milan ha fatto il primo grosso colpo, diciamo, quello che ha mosso un po' il mercato, Chiarugi, no? Chiarugi è stato uno dei primi acquisti in questo scorcio di mercato. Dobbiamo considerare che il Milan si è mosso un po' in anticipo comprando Dolci e il Turone, quindi scorrendo i nomi e vedendo l'età di questi elementi, evidentemente il Milan ha pensato di concretizzare il suo programma, che viene visto senz'altro in prospettiva. L'Inter sembrava un po' in un momento di pausa negli acquisti. Poi c'è stato il colpo di Chiarugi e allora l'Inter si è scatenata, no? Ha comprato 4 giocatori in un colpo. È stata una reazione o proprio una valutazione tecnica? È stata una valutazione tecnica, in quanto che a giudizio del tecnico e del presidente la nostra squadra aveva bisogno di elementi più giovani da innestare progressivamente in quella che è l'Inter, che è rimasta praticamente normale. È rimasta l'Inter dell'anno scorso nelle sue strutture portanti, in quanto che i grossi calibri della squadra non sono stati toccati. Il Cagliari si tiene stretto Riva, scambia l'affidabile Maraschi con il fumoso Vitali e saluta mister Scopigno. Il filosofo lascia la Sardegna dopo 6 anni e lo storico scudetto. Al suo posto Edmondo Fabbri. Il Torino conferma tutti, incluso mister Giagnoni. Si affacciano al campionato giovani promesse provenienti dalle serie minori, come Valerio Spadoni della Roma e Giancarlo Antognoni, che la Fiorentina pesca direttamente dalla Serie D. La Roma ha concluso la prima parte della preparazione in vista della prossima stagione calcistica. Spadoni, già visto all'opera in occasione del torneo italo-inglese, ha confermato le sue qualità, dimostrandosi valido anche come realizzatore. Ci saranno le neopromosse, Lazio, Palermo e soprattutto la Ternana, per la prima volta in A e con lei tutta l'Umbria. Si sogna sotto l'ombrellone, mentre in TV gli sportivi seguono con emozioni le Olimpiadi di Monaco. Poi, all'improvviso, dalla Germania arrivano immagini terrificanti. La Palazzina del Dramma è un edificio basso, uno dei guerriglieri di tanto in tanto si affaccia in un angolo. È il 5 settembre 1972, il terrore piomba sui Giochi Olimpici. Per fortuna lo sport non si piega alla violenza. Anche il calcio fa la sua parte. Il 24 settembre 1972 le 16 squadre che si apprestano a dare il via alla corsa scudetto sono tutte pronte a partire. Sentite, voi siete indubbiamente d'accordo sul fatto che vi avete operato per rinforzare le vostre squadre, e credo che questa sia la convinzione di tutti. Allora, questa sera tutti noi sono convinti. Vinciamo il campionato. Il pubblico attorno ai cancelli, occorre immediata apertura a cancelli. Prego mandare squadra di soccorso, Pazzo. Va bene Radio 2, rimani un attimo in contatto, per favore. Radio Tevere, Radio 3, Radio 5, inviano le loro squadre alla curva sud, per favore. Radio Tevere ricevuto, passo. Va bene, grazie Radio Tevere. Radio 2, per favore, apri i cancelli e informici quello che sta accadendo, rimani in contatto, prego. Il 24 settembre 1972 sono le 16:30, inizia il 41esimo campionato di calcio di Serie A. La Juventus scudettata debutta a Bologna, il Torino ospita il Lanerossi Vicenza, San Siro dà il bentornato al Palermo che sfida il Milan, mentre l'Inter è attesa dall'altra neopromossa Lazio all'Olimpico e il Napoli tiene a battesimo la matricola ternana al San Paolo. Completano il quadro Sampdoria-Fiorentina, Verona-Roma e Cagliari-Atalanta. La Juventus non convince. Dopo la vittoria a Bologna la prima giornata seguono 3 pareggi. L'ultimo della serie contro il Milan, una diretta avversaria. La squadra fatica, sempre costretta a rincorrere. Zoff non basta e l'attacco stenta nonostante il ritorno di Bettega. Bettega, adesso che tutto è passato e che la vita riprende normalmente, la vita come calciatore, che cosa si propone? Niente, l'ho sempre detto fin dai primi giorni, per me era l'importante tornare come prima. Capocannoniere della squadra è il libero Sandro Salvadore ed è tutto dire. Questo è il gol di Salvadore che porta in pareggio la Juventus. Quella odierna è stata la 350esima partita in Serie A del capitano juventino che veste la maglia bianconera per l'11ª stagione. Un fitto elenco di prestazioni ad alto livello a conferma che serietà di vita e impegno professionale sono indispensabili per una lunga, brillante carriera. Alla quarta giornata i campioni d'Italia hanno raccolto 5 punti, pochi. Lo stesso fa il Torino, 2 vittorie, lo 0-0 a Firenze e nel mezzo la clamorosa sconfitta per 2-1 a Palermo. Con questo rigore di Vanello, realizzato al 23° della ripresa, il Palermo ha battuto un Torino che ha saputo resistere al ritmo dei rosanero soltanto per un tempo. Giagnoni ha molti pensieri, alterna Paolo Pulici e Gianni Bui al centro dell'attacco. Una staffetta che stuzzica l'orgoglio di Pulici. Con la Ternana entra a partita in corso e realizza la doppietta decisiva. Passaggio preciso di Rampanti, bel sinistro di Pulici e palla in rete. Torino 2, Ternana 0. A Milano si sta un po' meglio, Inter e Milan dividono con la Lazio la seconda piazza. I nerazzurri soffrono nelle prime 2 gare, nessun gol subito, ma neanche uno fatto. Pesa l'assenza di Boninsegna, Invernizzi punta sull'ex atalantino Doldi, una scelta che fa discutere. Si sa che nel mondo calcistico purtroppo quando non arrivano i risultati è difficile mantenere una determinata posizione. Alla terza giornata arriva la prima vittoria. 7 giorni dopo Bonimba mette KO il Cagliari. E Mario Corso, fuori dalle prime partite, ha di nuovo la maglia numero 11. Il Milan è una macchina da gol terrificante. Nelle prime 4 giornate ne segna addirittura 15. Il calcio esce dall'astinenza e i gol arrivano a grappoli. È lo sporadico ritorno dei cannonieri da un lungo periodo di letargo oppure il sintomo di un risveglio che tutti ci auguriamo perché significherebbe più gioco, più spettacolo, più divertimento. Il record si registra il 15 ottobre 1972 a San Siro. 12 gol in una partita, 9 li fanno i rossoneri. 3 nerazzurri dell'Atalanta che sul 7-2 cambiano il portiere. Tutto l'attacco a segno, dall'immancabile Prati al nuovo arrivato Chiarugi, da Albertino Bigon all'idolo Gianni Rivera. 9-3, che è successo oggi? Beh, è successo che oggi è andato tutto bene, noi abbiamo giocato bene e ogni azione offensiva che si faceva si concludeva con una rete. Direi che poche partite vanno in questo modo perché oggi abbiamo sbagliato pochissimo, niente. È Roma la capitale del calcio. Le vere sorprese del campionato sono infatti le 2 romane. La Lazio di Maestrelli ha il piglio della grande squadra e pensare che è una delle neopromosse. In casa blocca Inter e Juventus sul pari. In trasferta fa ancora meglio, vince a Firenze con Garlaschelli e a Vicenza con un gol decisivo di Giorgio Chinaglia. Chinaglia ha confermato a Vicenza le sue indiscutibili doti e il suo splendido periodo di forma, contribuendo in maniera determinante, e non solo per la rete decisiva messa a segno, alla vittoria che la Lazio ha meritatamente conseguito. Il centravanti azzurro è apparso mobilissimo, deciso su ogni palla, altruista, risultando insomma l'autentico mattatore dell'incontro. 6 punti, secondo posto in classifica e la sensazione che non si tratti di gloria passeggera. La Roma del ritrovato Elenio Herrera sorride. Al 2-2 in rimonta alla prima giornata sono seguite 3 vittorie consecutive. Valerio Spadoni è il boom dei giallorossi. 24 anni, mezzala dalle grandi doti tecniche, l'anno prima giocava in Serie C con il Rimini. 4 gol in altrettante partite, un fenomeno. Del romagnolo Spadoni, autentico gioiello dell'attacco giallorosso, a firmare il gol. Il lancio dalla sinistra è di Orazzi. Spadoni colpisce con ottima scelta di tempo e di angolazione e Battara è nuovamente battuto. Sempre in grande evidenza le squadre romane, con la Roma solo in testa alla classifica e con la Lazio al secondo posto in coabitazione con le blasonatissime milanesi Inter e Milan. Alla 4ª giornata la Roma è sola in testa alla classifica con 7 punti, grazie al gol partita del terzino Francesco Scaratti, classe 1939, che stende il Napoli. Anche questo regala il campionato. In 2 punti sono racchiuse 8 squadre. Nel gruppetto di testa c'è spazio anche per il Napoli del neoacquisto Damiani, decisivo contro i suoi ex compagni della Nerossi Vicenza. Con un gol iniziale di Damiani, il Napoli ha condotto la partita senza troppi affanni fino a pochi secondi dal termine, quando ha raddoppiato ancora con Damiani, unico autore delle reti finora realizzate dagli azzurri. Delude il Cagliari, preoccupa la Sampdoria che conquista il primo punto soltanto alla 4ª giornata. Treme il Bologna, 1 punto, un gol fatto e 7 subiti. La Roma non ha avuto eccessiva difficoltà a sconfiggere un Bologna ancora molto fragile e alla ricerca di un gioco valido. 3 le sconfitte. L'ultima per mano della Ternana, matricola assoluta in Serie A, che colpisce tutti per l'impostazione tattica voluta da mister Corrado Viciani. Il campionato scopre il gioco corto. Corrado Viciani ha 43 anni. È nato a Bengasi, ma è cresciuto in Toscana. Un passato da mediano, anche con la Fiorentina, poi la panchina. Dal 1967 è alla Ternana e al primo anno ha conquistato subito la Serie B. Ha idee rivoluzionarie, ammira il calcio totale dell'Ajax, studia nuovi metodi di preparazione. Cosa intende lei per automatismo nel gioco del calcio? L'automatismo è praticamente un minore consumo di energie nel fare certe cose. Né più né meno di come si guida una macchina, prima si suda facendo 100 km e poi non si suda affatto facendone 500, insomma, ecco. Un minor consumo di energie. Non filosofeggia però, è ben consapevole del materiale che ha e fa di necessità virtù. I purosangue li hanno gli altri, afferma. Io, col rispetto degli asini, ho degli asini come giocatori, non posso permettermi lanci lunghi, invenzioni e fantasie. La soluzione è semplice, bisogna correre e fare passaggetti facili facili. Per fare bene il suo lavoro, lei comunque ha bisogno di uomini di scarsa personalità. Non vorrei scambiare la personalità con la presunzione. Cardillo, Viciani sembra addirittura che vi abbia spersonalizzati. Ma spersonalizzare proprio non direi, comunque cerca di automatizzare tutto quanto. Proprio perché il nostro è un gioco collettivo, no? Viciani, lei per caso ha anche plagiato i suoi giocatori? No, se per plagio si intende averli portati a ragionare come gruppo tutti al medesimo modo, allora è quasi un plagio. Non diventano dei robot, dice lei? No, no, casomai sarebbero dei robot di genio. Eccolo qua, il gioco corto. Distanze ridotte tra i reparti e continui palleggi ravvicinati, spostando in avanti il baricentro della squadra. Un tiki-taka antelitteram, una visione con 40 anni di anticipo. In pratica un gioco che non tutti gli allenatori italiani hanno osato fino adesso. Ma si tratta di non preoccuparsi tanto di quello che fanno gli avversari quanto di avere noi un gioco nostro proprio. A dare una personalità spiccata alla squadra è stato l'uomo seduto qui in panchina, Corrado Viciani, l'allenatore. È il mago della nostra piccola Valle Tennera. Mago non è nessuno, perlomeno fin quando uno poggia le proprie chance sul lavoro e sulla serietà. Uno stratagemma tattico che disorienta gli avversari e che regala ad un'intera regione il sogno della Serie A. 18 giugno 1972. È il nuovo stadio Liberati, il luogo della felicità. Ternana batte Novara 3-1. Eroi del giorno, Valle, Cardillo e Marinai. Per la prima volta dunque una squadra dell'Umbria in Serie A. L'impresa è riuscita alla Ternana, che nessuno alla vigilia prevedeva così autorevole, tanto da essere promossa e da vincere addirittura il campionato. La città esplode di gioia, caroselli, cortei ed una gigantesca lettera A, simile ad un arco di trionfo che domina le vie cittadine. Su Terni continua ad imperversare un vortice di tifo. Festeggiano la Serie A conquistata dai loro beniamini. Valle. Io Iacolino. Marinai lo conosciamo. Migliorini. Mastropasqua. Della Juventus, vero? Ma rimane a Terni? Ma spero di sì. Russo. Fontana. Pandrin. Rosa. C'è anche Cucchi in borghese. Cucchi, venga qua. Sono i giocatori della Ternana, nomi nuovi, familiari solo a Terni, dove un po' tutti quest'anno sono andati allo stadio. Tutti presi al laccio da una squadra che, partita per disputare un buon campionato, ha finito per essere promossa nella massima divisione. Non solo, ma ha anche giocato il calcio più interessante della Serie B. La Ternana corre molto e pensa poco. No, pensa poco, perché i gol che ha fatto derivano da pensiero. Arrivano nuovi giocatori, ma il sistema di gioco rimane il medesimo. Per Viciani, il gioco corto è la via migliore per affrontare le big del campionato e per conquistare la salvezza. La Ternana gioca così. Davanti al portiere, che spesso è il giovanissimo Alessandrelli, c'è il libero Giorgio Mastropasqua, di scuola juventina. È la pedina fondamentale, non il classico ultimo uomo tipico del calcio all'italiana. Così il mediano centrale russo gioca più avanti e il baricentro della squadra si alza. Il primo attaccante, più ancora del centravanti di Iacolino, è l'ala sinistra Bruno Beatrice, che taglia per entrare negli spazi, così da lasciare la corsia esterna alle incursioni dei laterali di centrocampo. Il resto lo fanno il possesso palla, il continuo movimento e la mancanza di punti di riferimento per gli avversari. I commenti sono entusiastici. Il gioco della Ternana dà la sensazione di fluire con la semplice naturalezza di una forza della natura, come il salto d'acqua della cascata delle Marmore. La Ternana incanta. La sua è una bella favola. A volte la memoria può essere corta come il gioco di Corrado Viciani. Il gioco corto della sua Ternana. Viciani batteva già allora le strade della preparazione fisica e del torello come via di uscita dalla modestia dell'indotto, in attesa che la qualità della rosa potesse trasformarle un giorno in via di riuscita. Il gioco corto della Ternana rappresenta una bella ventata di aria fresca. Intanto il torneo riprende la sua corsa. Il Milan vince facile con il Lanerossi Vicenza, ma poi ne prende 3 dalla sorprendente Fiorentina. La difesa balla, in porta non c'è più Cudicini. Al suo posto Pierangelo Belli, che non gioca da 2 anni. Per fortuna la riscossa è immediata. Il 19 novembre c'è il derby. L'Inter viene battuta per 3-2. Il popolo rossonero esulta. Attorno al Milan cresce la fiducia. Ora un parere sulla partita di Fabio Cudicini, tornato oggi in tribuna a assistere al derby. Beh, è stato un incontro alquanto, direi, indeciso fino all'ultimo. Qui è successo un po' quello che, diciamo, nessuno si aspettava, cioè sul 3-0 queste 2 impennate improvvise dell'Inter che hanno messo il batticuore a noi milanisti, e direi che quindi poi la cosa è finita bene. Di questo naturalmente non possiamo altro che essere soddisfatti. Anche l'Inter mantiene il contatto con la testa della classifica. Il rientro di Corso ha restituito al gioco nerazzurro fantasia e imprevedibilità. Mostra i muscoli la formazione di Invernizzi, supera il Napoli con 2 gol negli ultimi 10 minuti. Trova subito il riscatto dopo la sconfitta del derby, battendo il Torino per 2-0. Al primo posto, nel frattempo, succede di tutto. La Roma di Franco Cordova non sa più vincere e viene risucchiata a centroclassifica. All'ottava giornata è quinta insieme a Juve e Toro. Muyesan la salva a Cagliari, ma poi perde il derby e ne becca due dal Toro di Paolo Pulici. Per i giallorossi sembra già finito il momento magico. Ne approfitta la neopromossa Lazio, che prende il comando del campionato. La partita della svolta è il derby capitolino, in programma il 12 novembre 1972. No, Abi, con Chinaglia famo 3-0 e se Chinaglia non gioca faremo 2-1. Il suo pronostico qual è? 3-1 per la Roma. Beh, io la pregherei di una cosa, signor Pigna, di rinviare questa intervista alla fine del campionato, più che altro per scaramanzia, ecco. Lei, Wilson? Anch'io sono d'accordo con il mister, è meglio rimandare tutto dopo partita e poi da buon napoletano tengo molto a questa scaramanzia. È il 94esimo derby della capitale, un derby da primato di incasso, oltre 200 milioni, che ha trovato insolitamente le due squadre romane al vertice della classifica, un derby che la Lazio ha vinto meritatamente seppure di stretta misura, dimostrando una volta di più il suo buon diritto all'attuale primo posto in classifica. Il gol decisivo lo segna il mediano Franco Nanni. Nanni, ancora una volta in ottima luce, fa tutto da sé, concludendo con un forte tiro da lontano che beffa Ginulfi. Signor Maestrelli, signor Wilson, per scaramanzia, detto, noi non abbiamo nessuna intenzione di parlare. A quanto pare questa volta la magia l'avete fatta voi, avete vinto la partita, credo che sia arrivato il momento di parlare. Non le sembra, signor Maestrelli, Wilson? Bah, credo di sì, credo. Ci siamo visti mercoledì al Flaminio, no, signor Pigna? E avevamo deciso di rinviare l'intervista, io mi auguravo stasera, e difatti così è stato. A parte la scaramanzia, secondo lei quanto era importante per lei, cioè per la Lazio, questo derby? Beh, innanzitutto i derby hanno un valore particolare, per di più ci trovavamo con la Roma a pari punti, primi in classifica, e questo aumentava ancora di più la nostra bramosia per poter uscire almeno indenni da questo confronto con una grossa Roma, perché anche se la Roma oggi ha perso, per me si è dimostrata ancora la forte Roma. Due punti pesanti che spingono i ragazzi di Maestrelli sulla vetta della classifica, grazie anche al 2-0 al Palermo e al pari esterno con l'Atalanta. Ma le sorprese non finiscono qui. C'è anche la Fiorentina tra le rivelazioni del campionato. Dopo 8 giornate è quarta, l'Idolm si conferma tecnico preparato e coraggioso. Lanci i diciottenni Domenico Caso, Moreno Roggi e Giancarlo Antognoni. Il centravanti Sergio Clerici fa il resto. Delude il Cagliari, che è in zona retrocessione nonostante i gol di Gigi Riva. Lei, secondo lei, scusi Albertosi, la ragione che può spiegare questa crisi del Cagliari? Non credo ci siano ragioni che possano spiegare la crisi. Noi giochiamo, corriamo come matti, ci diamo da fare. Purtroppo o il palo o l'uomo sulla linea o altre circostanze ci impediscono di portare in porto un risultato positivo. Si sostiene che l'età un po' avanzata di molti giocatori rossoblù sia la causa principale forse di questo declino del Cagliari. Non è vero niente, non credo che siano questa una delle cause dell'andamento di questo Cagliari di quest'anno. Speriamo che da domenica in poi la fortuna cominci a aiutarci. Il Napoli è discontinuo. Chiappella scopre di non avere il centravanti e rispolvere il vecchio Canè. E mentre la Ternana continua a fare i risultati, Sampdoria, la Nerossi Vicenza chiudono la classifica con 5 punti. E intanto arriva dicembre. Nelle prime 8 giornate è successo molto, ma l'equilibrio generale regge. La Lazio in testa, ma nell'arco di 4 punti ci sono tutte le altre. 3 dicembre 1972, nona giornata. Il campionato può ricevere la prima scossa. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Subito i primi tempi e linea all'Olimpico. Vi dico subito primo tempo 1-1 fra Lazio e Cagliari. Al 14° passano i sardi, salta Riva al limite, colpisce con il sinistro il pallone che rimbalza sulla traversa, scende sul terreno, urta le gambe di Pulici ed entra nonostante l'estremo tentativo del difensore di buttarlo fuori con una manata. E al 22° su azione di rimessa dal fallo Nanni crossa da sinistra e Galascalli insacca con un colpo di testa. Fra voi Torino. A Torino dopo il primo tempo Fiorentina 1, Juventus 0, grazie alla rete messa a segno al 41° del primo tempo da Saltutti. A voi Bergamo. A Bergamo dopo il primo tempo Atalanta 0, Internazionale 0, a voi Terni. Risultato del primo tempo a Terni, Ternana 1, Roma 0, gol di Mastropasqua al 15° del primo tempo. Gli altri primi tempi a Bologna, Bologna 0, Torino 0, a Vicenza, Lanerossi Vicenza 1, Palermo 1, al 18° porta in vantaggio il Palermo Vallongo su passaggio di Troia, pareggia per il Lanerossi Vicenza al 42° Montefusco su punizione battuta da Faloppa, a San Siro Milan 2, Sampdoria 1, 22° va in vantaggio la Sampdoria con un gol di Villa su azione personale, 29° pareggia per il Milan Benetti pure su azione personale e Chiarugi porta in vantaggio il Milan al 39° su passaggio di Prati, quindi situazione 2-1 in favore del Milan. A Napoli, Napoli 1, Verona 1. A voi la linea. Ora la Roma in contropiede, pareggio di Cordova che ha bruciato Tancredi in uscita 1-1 quando è il 4° del secondo tempo. Scusa Viola, la Juventus ha pareggiato con Haller mentre è il 15° esatto, al quarto d'ora della ripresa dunque, Juventus e Fiorentina 1-1, a te la linea. 22° del secondo tempo, calcio di punizione per il Cagliari al limite. Ti interrompo da Terni, la Roma ha raddoppiato con Spadoni al 17°, a te la linea. Ecco Riva che si libera di un avversario, scocca il tiro, parata a terra di Pulici che si avventa sul pallone. Bellissimo gol di testa di Altafini, mentre è il 24° e 30 secondi. È intervenuto circa al vertice dell'area piccola a sinistro Altafini di testa e ha battuto irrimediabilmente Superchi. 2-1 la situazione per la Juventus. A San Siro 27° Milan 3, Sampdoria 1. Al 25° la terza rete per il Milan segnata da Sogliano che risolve una mischia. Sogliano aveva sostituito Biasiolo al 16° della ripresa. Ancora la Roma che porta a 3 le sue reti in questo momento con Cappellini al volo. Qui allo studio a Bologna la situazione è cambiata, il Bologna è in vantaggio al 29° Bologna 1, Torino 0, ha segnato Novellini su passaggio di Bulgarelli. A Terni il risultato è ancora cambiato, la Roma ha portato a 4 le sue reti, Roma 4, Ternana 1, ha segnato ancora una volta Cappellini al 33°. Via Olimpico. Risultato di 1-1, sta attaccando la Lazio, ma ecco ancora Petrelli sulla palla al centro per Chinaglia, rete! Chinaglia allo scadere del tempo ha insaccato, è riuscita a sorprendere Albertosi e l'ha battuto con un tiro che non ammette discussioni. Allo scadere del tempo è stato Chinaglia a dare la vittoria alla squadra laziale. Giorgio Chinaglia e José Altafini, vale a dire uno dei più giovani cannonieri del campionato e uno dei più anziani artisti del gol di tutti i tempi, hanno caratterizzato la giornata calcistica condizionando in maniera decisiva la classifica di Serie A. Sempre più Lazio, così titola la Gazzetta dello Sport dopo il 2-1 al Cagliari. La spallata dei biancocelesti scuote il campionato, ma non basta per spezzare un equilibrio che pare destinato a durare ancora a lungo. A rendere ancora più incerta e precaria la classifica ci si mette anche il meteo che stravolge il calendario. San Siro per 2 volte viene inghiottito dalla nebbia. Prima tocca al Milan, poi all'Inter, partite sospese in attesa dei recuperi. Il campionato però non si ferma e al termine del girone d'andata Milan e Juventus chiudono al primo posto con 22 punti. Ad una lunghezza ci sono Lazio e Inter. In pratica, a quanto pare, le squadre che dovranno lottare in seguito per lo scudetto sembrano essere soltanto 4, cioè Milan, Juventus, Inter e Lazio. Oggi avrebbe dovuto essere assegnato il titolo di campione d'inverno, il titolo platonico di campione d'inverno, ma dal momento che l'Inter deve ancora recuperare la partita di San Siro, che verrà disputata il 31 contro il Lanerossi Vicenza, questo non è possibile. L'Inter, come sapete, ha un solo punto dalle 2 capoliste. L'Inter non molla, Mario Corso vive una seconda giovinezza, Boninsegna si conferma goleador concreto e affidabile. Mazzola dirige il traffico e per Facchetti gli anni sembrano non passare mai. Tra i nuovi bene Adelio Moro e Giuseppe Massa, 2 innesti positivi. Senta Mazzola, non le sembra che sia importante che tutti e 3 i gol siano stati segnati da giovani? Anche quello della Fiorentina, cioè segnato da Caso, no? Queste nuove leve, questo calcio italiano che ha bisogno di linfa, anche se voi non siete vecchi. Soprattutto sono molto contento per Massa perché è un gol molto importante per lui e quindi anche per noi perché è un giocatore che nella nostra squadra ha un peso notevole. Logicamente avevo guardato la mia squadra, comunque nella Fiorentina questo Caso e altri ragazzi mi hanno impressionato molto bene e questo è un buon segno per il calcio. Fatevi sotto ragazzi perché fra un 7-8 anni noi smettiamo. La Lazio rallenta, ma è sempre lì. Una serie di pareggi costringe Chinaglia e Soci a una frenata improvvisa. De Sisti, è sembrato che lo 0-0, il pareggio ottenuto dalla Fiorentina, sia stato soprattutto merito dell'impostazione del gioco dei viola a centrocampo, che sono riusciti a imbrigliare la fonte del gioco biancazzurro. Lei concorda con questo giudizio? Sì, sono perfettamente d'accordo, in quanto la Fiorentina ha organizzato una buona controffensiva a questa Lazio, una buona difesa, è partita di rimessa abbastanza bene. Soprattutto ha controllato sulla tre quarti appunto le fonti di gioco, che erano i vari Nanni, Frustalupi, che comunque sono degli ottimi giocatori. Ora, dopo questo pareggio, Lazio e Fiorentina con quali ambizioni possono guardare al futuro? Beh, la Lazio è lì a ridosso dei grandi, dei grandissimi, per cui penso che il campionato è più che onorevole. Noi stiamo ancora lì a un passo e cerchiamo di andare avanti alla meno peggio. Comunque tutte le occasioni sono buone per sfruttarle, siamo lì. Ci siete anche voi? Sì, senz'altro, siamo lì. Il Milan c'è, William Vecchi prende il posto di Belli. La difesa poggia sulla solidità di Schnellinger e sull'esperienza di Rosato. Romeo Benetti è l'uomo in più a centrocampo. Bigon arretra il raggio d'azione, ma non dimentica come si segna. Luciano Chiarugi si dimostra acquisto azzeccatissimo, parte largo per sfruttare al meglio la sua velocità e conclude a rete da bomber di razza. Direi che adesso ho raggiunto, diciamo, una certa maturazione e mi sono, diciamo, trasformato anche fisicamente, mi sono maturato anche, direi, dal lato tecnico. Ma anche per lei parlano i risultati, però. Ci tengo soprattutto a dire una cosa, sì, sono cambiato quest'anno, sono cambiato principalmente perché sono venuto qua e questo era l'ambiente praticamente che stavo cercando, un ambiente sereno, tranquillo, che poi ho trovato dei compagni come appunto c'è Gianni, che mi ha aiutato molto, il signor Rocco, che mi hanno saputo capire e appunto grazie anche a loro se adesso sto disputando, diciamo così, e così adesso sono i critici che lo dicono e il mio miglior campionato da quando gioco, diciamo. Soprattutto però c'è sempre lui, Gianni Rivera. Non solo uomo assist, ma anche finalizzatore. I suoi gol valgono il primo posto in classifica, anche se a braccetto con la Juventus. La Juve è dunque campione d'inverno. Vittorie in serie, un solo pareggio e una difesa imperforabile. Merito principale di Dino Zoff, che si conferma uno dei migliori portieri del mondo. Titolare in nazionale dopo aver vinto il duello con Albertosi, il numero 1 bianconero para tutto. 0 gol subiti dopo quello di Saltutti contro la Fiorentina il 3 dicembre 1972. Difesa bloccata, Furino dominatore del centrocampo, in attacco Bispalek azzarda le tre punte. È una Juventus a trazione anteriore, con Anastasia a sacrificarsi svariando su tutto il fronte e Bettega che rientra per dare manforte a centrocampo. Un anno fa di questi giorni, il 18 per l'esattezza, Roberto Bettega entrava in clinica. Roberto Bettega un anno dopo. Beh, penso che a questo punto posso ritenermi soddisfatto, anche se in un anno sono successe tante cose, alcune brutte e alcune belle, anzi tanto belle. Adesso mi ritrovo qua, un anno di distanza, e io ho dimenticato tutto. Hai dimenticato anche la maniera di fare i gol, forse? Beh, questa è un po' cattivella, comunque per adesso io non riesco a farli, diciamo così, ma l'importante è che qualcuno li faccia. In mezzo c'è lui, José Altafini, un attaccante completo, un vero centravanti, anche a 34 anni suonati. È ambizioso? Sì. È un buono? Beh, quello senz'altro. È uno diventato ricco con il calcio? Direi che sto bene. Lei è il signor Gennaro Minieri, maggiordomo del signor Altafini. So che il signor Altafini ha inciso un disco, no? Qualche anno fa. Non le dispiace metterlo? Dipingere, mi piacerebbe tanto dipingere. Altafini, quando ha messo le scarpe di pallone per la prima volta? Beh, la prima scarpa che ho avuto io è stato a 12 anni, tra l'altro poi era imprestata. Perché? Perché, per dire la verità, non avevo neanche i soldi per comprarle, perché avevamo, io ero una famiglia povera che naturalmente neanche per comprare un paio di scarpe da gioco avevo i soldi. Calzettoni alla cacaiola, pantaloncini stile hot pant e maglietta di lanina attillata ad esaltare uno spessore che denuncia i limiti dell'età e qualche concessione alla tavola. Così compare José Altafini quando, ultra trentenne, veste la divisa della Juventus. Eppure, nonostante un look che ricorda quello del calciatore amatoriale, il vecchio José la palla la mette sempre dentro, superando difensori giovani e aitanti e beffando portieri freschi e reattivi. Va detto che di gol il mitico José, già Massola, campione del mondo con il Brasile nel 1958, ne ha sempre fatti tanti. Moltissimi con la maglia del Milan, la sua prima squadra italiana, un po' meno con quella del Napoli. A Napoli si trovò insieme a quella grossa personalità che era Omar Sy. Sivori per il suo estro, Altafini per i suoi gol e il suo carattere gioviale, divennero ben presto i re di Napoli. I milanesi ci hanno dato un coniglio e i napolitani lo hanno rivestito da leone! Viva Altafini! José! Altafini ha con noi napoletani una caratteristica fondamentale. È esagerato. Lei ha mai fatto caso a un napoletano fesso? Nessuno è più fesso di un napoletano fesso. E ha mai fatto caso a un napoletano intelligente? Nessuno è più intelligente di un napoletano intelligente. È tutta un'esagerazione. Così per Altafini. Se gioca male, gioca peggio di tutti. Anzi, non gioca proprio. Se gioca bene, stia tranquillo. È il migliore. Perciò a me piace Altafini, perché come noi, come i napoletani, è un esagerato. Beh, per me Altafini è uno dei più grandi centravanti del mondo. Per me è il più grande centravanti del mondo, niente da fare. È un grande campione, peccato che non sia più giovane. Altafini tecnicamente e anche potenzialmente in questo momento ha dimostrato chiaramente che è ancora quello di 6-7 anni fa. Però è una sola cosa negativa. Quando lo vuol fare, lo fa. Ma quando non lo vuol fare, non lo fa. Allora sportivamente... Ma c'è sempre la squadra. Sportivamente però... Non ha una squadra che lo serve a dovere. Sportivamente. Si sente proprio niente. Da sportivo pure, perché sono 40 anni che seguo questo maledetto, perché per me è una malattia. Però non lo esalto. Non lo esalto perché oggi lo fa e domani no. Lei è stato 7 anni a Milano e 7 anni a Napoli. Come uomo, dove preferisce vivere? Guarda che io ho avuto delle grossissime soddisfazioni a Milano come calciatore, perché abbiamo vinto Coppa Europa, campionato eccetera. Sono stato molto bene a Milano, però umanamente sto meglio a Napoli perché qui c'è un po' più il mio carattere, sono più affettuosi con me e è reciproca questa simpatia. Che cosa apprezza di più dei napoletani? L'allegria, perché io sono allegro come loro e allora questo mi riporta veramente come se fosse da ragazzo. All'ombra del Vesuvio, Altafini trascorse 7 anni. Poi, a 34 primavere, quando ormai molti calciatori vedono le partite dalla tribuna, ottenne del Napoli la lista gratuita e si mise all'asta. Io in questo momento mi trovo in una botta di ferro, praticamente, perché le migliori squadre italiane si interessano di me. E questo naturalmente mi lusinga. Quali sono, per esempio? Facciamo qualche... non c'è nessuna difficoltà in dire, perché qualcuno l'ho cercato io, qualcuno hanno parlato con me. Si tratta di Cagliari, Roma, Fiorentina e Juventus. Allodi, un maestro del settore, fiuta l'aria e l'affare. L'accordo è raggiunto al volo. A Giampiero Boniperti, che il primo Altafini, quello rossonero, lo ha incrociato sul campo, non resta che avallare l'operazione. Chiedere ad Allodi se è soddisfatto della campagna estiva della Juventus è un po' come chiedere a un oste se ha del vino buono. Lei è un uomo che ha una grossa esperienza anche in campo internazionale con le varie coppe eccetera. Lei ritiene che la Juventus abbia la possibilità di ben figurare e giungere alla conquista di questo alloro che ancora manca, il suo albo d'oro? Mi sbilancio e dico che con Zoff e Altafini abbiamo la possibilità di vincerlo. Tuttavia un rimpianto c'è, vero Allodi? Sì, penso sia quello di Mazzola. Sandro Mazzola non è arrivato, ma è arrivato un altro Mazzola, almeno uno che un tempo si chiamava Mazzola, non per diritto di nascita ma per diritto di classe, cosa che forse è ancora più importante. È José Altafini che quando giunse in Italia ormai parecchi anni fa si chiamava proprio Mazzola, vero? Beh, un falso Mazzola, comunque per me è stato un onore portare questo nome per parecchio tempo, sebbene che l'ho portato in Brasile e credo che mi ha portato anche fortuna, perché dal campione che era il papà di Mazzola, Sandro, io forse questa fortuna che ce l'ho fino ad oggi. Certo, nessuno sa in quali condizioni sia, i suoi 34 anni non sono pochi. Una delle accuse che le viene fatta è che non ama sacrificarsi. Sì, questo è vero. Io all'inizio mi sono sacrificato moltissimo e per il quale naturalmente sono arrivato a essere qualcosa. Poi nell'arco della mia carriera, cioè da quando sono arrivato fino alla fine quasi, non mi sono mai sacrificato, mi sono lasciato andare. naturalmente vivendo dalla forza fisica o dalla gioventù. Poi adesso mi sto sacrificando di nuovo, perché so che purtroppo un atleta deve essere a posto al 100% sia fisicamente che atleticamente. La cosa più importante è che io mi sto sacrificando, mi sto allenando. Tutti quanti se ne rendono conto, i miei compagni di squadra, sia l'allenatore, tutto quanto, sanno che veramente mi sto sacrificando. Non era nel mio carattere. Boniperti e Allodi sono più che convinti che Altafini sarà utilissimo. Ma agli inizi di stagione sembrano dare torto ai dirigenti bianconeri. Altafini è ai margini, non gioca mai, ma il tempo è galantuomo. In campionato la Juventus non brilla. Tenere Altafini fuori è sempre più difficile. Ancora un pareggio interno per la Juventus, stavolta con la Sampdoria, che non ha demeritato il punto conquistato contro i campioni d'Italia. La squadra bianconera continua ad alternare momenti vigorosi, il secondo tempo di oggi, con altri confusi dove ogni giocatore pare incerto sul da farsi e tardo nello smarcamento. La Juve schierava Altafini all'ala sinistra. José ha giocato con intelligenza e, specie nella ripresa, ha cercato con notevole impegno il dialogo con Anastasia e Bettega. La svolta reca la data del 3 dicembre 1972, Juventus-Fiorentina. Risultato fermo sull'1-1. Poco dopo Cuccureddu si infortuna ed entra in campo Altafini. Minuto 70, spiove una palla in area. Scende Causio a sinistra e centra, Altafini di testa segna il gol della vittoria. È il segnale che tutti stavano aspettando, compreso mister Vicpalec, che dalla domenica successiva cambia pelle alla Juventus. Causio mezzala ad inventare e davanti il tridente Altafini-Anastasi Bettega. Questo è l'habitat ideale per José, che è un furbacchione e coglie al volo l'occasione. In breve, diventa un jukebox del gol, chiassoso e divertente. Gioca e segna. Ma la storia non finisce qui, perché José vuole tagliare il traguardo dei 200 gol in Serie A. Ci arriverà in una domenica di maggio, che rimarrà nella storia eterna del campionato. Forse Altafini, oggi come oggi, corre ancora meno di una volta, ma ha conservato intatto il guizzo d'anticipo, lo scatto sui 5 metri. Ed è proprio questo scatto, unito ad un'astuzia innata e a un senso del gol spiccatissimo, a fare di Altafini l'uomo gol più importante della Juventus ed uno dei calciatori più amati dal pubblico. Io tante volte sono anche un po', per parlare di queste cose, mi lascio anche un po' commuovere. Tutti i mondi a spasso per i cieli si fermino pure e se lo contemplino, questo fenomeno di brasiliano dalle 100 vite, con una salute atavica che lo proietta a 34 anni suonati nella Juventus e ne fa l'asso del gol insostituibile. Forse l'Altafini bianconero rimane il più coerente e affidabile di tutta una storia frastagliata di eventi e sorprese, più di una favola di Andersen. Grande Altafini, uomo in più della Juventus e che in primavera riprenderà il suo cammino in Europa inseguendo il sogno della Coppa dei Campioni. E il campionato si conferma incerto ed equilibrato, non solo in vetta alla classifica, merito delle 16 protagoniste che regalano emozioni e sorprese. Il Bologna annienta il Napoli e poi batte il Milan capolista. Il Palermo piega la Fiorentina, il Verona sfiora il colpaccio contro il Cagliari. La Sampdoria supera il Torino, il Lanerossi Vicenza blocca la Roma. Il girone d'andata si chiude senza aver espresso nessun verdetto. Tutto può ancora accadere e il popolo del pallone attende con trepidazione l'inizio del girone di ritorno, in programma il 28 gennaio 1973. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con San Siro per Inter-Lazio, con Palermo per Palermo-Milan, Torino per Juventus-Bologna, Bergamo per Atalanta-Cagliari. Subito la panoramica per i primi tempi via San Siro. Internazionale 0, Lazio 1. La Lazio è andata a riposo in vantaggio di una rete grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Chinaglia, che ha insaccato sulla destra di Vieri al 27°. A voi Palermo. Palermo 0, Milan 0, a voi Torino. A Torino Juventus 0, Bologna 0, a voi Bergamo. 0-0 a Bergamo. Altri primi tempi a Firenze, Fiorentina 1, Sampdoria 0. A 36° segna Clerici su azione personale dopo uno scambio con Merlo. A Vicenza, Lanerossi Vicenza 0, Torino 0. Ad Arezzo, Camponeutro, Roma 0, Verona 1. 40° segna Mascetti su rigore concesso per atterramento di Luppi da parte di Peccenini. A Terni, Ternana 0, Napoli 0. Attenzione San Siro, passo al tuo ascolto. Nono minuto della ripresa, Chinaglia che si porta incontro la palla. è subito stretto fra due avversari, se ne libera, avanza ancora, attende il pallone Garlaschelli, in lotta con Moro, gli sottrae la palla, avanza ancora, allarga il gioco sulla destra per Manservisi, che intenare in questo momento, tiro, parata di Vieri e blocca così, prego. A Torino siamo al decimo del secondo tempo, 0-0 fra Juventus e Bologna. Altafini, Bettega, Anastasi, bello il tiro del centravanti della Juventus che termina però sul fondo dopo aver sfiorato il palo. Attenzione Luzzi, Oriali con un bel tiro dal limite dell'aria è pervenuto al pareggio, pertanto l'internazionale ha pareggiato il gol della Lazio segnato al 27°. Ci sono, vediamo, i giocatori della Lazio che stanno attorno all'arbitro giunti, stanno protestando forse per qualche azione irregolare. Internazionale 1, Lazio 1. Al 20° a Firenze, Fiorentina 2, Sampdoria 0, raddoppia Clerici sul rigore. Attenzione, scusa se ti interrompo, da Torino, la Juventus è passata in vantaggio con una rete di Anastasi al 20° di gioco, a te la linea. Ancora il Milan in attacco con Bigon in lotta con Landini, violento corpo a corpo fra i due, alla meglio il centravanti del Milan che poi tenta di superare anche Landri, che a questo punto lo atterra e Menegali comanda il calcio di rigore. Tutto è pronto, i giocatori sono fuori dell'area, rincorsa di Rivera, tiro di destro e gol, nonostante Girardi riesca a toccare la palla. Milan 1, Palermo 0, a te Torino. Scusa è lo studio che si introduce in trasmissione, il risultato di Vicenza è cambiato al 38°, Lanerossi Vicenza 1, Torino 0, ha segnato Galluppi. La Juventus ha raddoppiato ancora con Anastasi proprio alla conclusione del tempo, mancano pochi secondi alla conclusione, Juventus 2, Bologna 0, a te la linea. Proprio in questo istante l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro che vede la Lazio pareggiante sul terreno dello stadio di San Siro con l'Inter 1-1. Questo Milan che in trasferta si diceva non è molto positivo, cioè non riesce a vincere, invece questa volta ce l'ha fatta. Intanto è stata una risposta a chi voleva, come ha detto il mister, un Milan da salotto? Ma su di un campo del genere era impossibile trovare un Milan da salotto. La partita era ai limiti della praticabilità, tant'è vero che abbiamo chiesto all'inizio del secondo tempo all'arbitro di controllare se si poteva, se il pallone rimbalzava o no. Lui ci ha risposto che in alcune parti rimbalzava, in altre meno, e comunque ha ritenuto opportuno di andare avanti per tutto il resto della partita e siamo riusciti a vincerla soltanto sul rigore, perché era molto difficile arrivare a concludere su azioni manovrate, per cui il gol poteva succedere o su calcio di punizione o su rigore. Certo che ormai ci eravamo rassegnati anche noi allo 0-0 e in fondo era il risultato anche più logico, però nel calcio succedono anche queste cose e noi dobbiamo prendere quello che ci viene. Anche perché fa molto bene alla classifica. Beh certo, nel calcio quello che conta è la classifica. Milan e Juventus continuano la loro corsa in tandem. Il calendario le pone di fronte il 18 febbraio 1973 a San Siro. Nel frattempo i rossoneri hanno asfaltato la Ternana e pareggiato a Bergamo. C'è sempre una certa differenza fra il Milan casalingo e il Milan in partite esterne? Ma direi più che una differenza è questa, è l'impostazione diversa. Subendo un gol in casa hanno la reazione e la volontà di rimontare, fuori casa probabilmente sono preoccupati dal dover rimontare. In casa entrano in area di rigore quasi tutti e 5 gli attaccanti, fuori casa stanno diciamo oltre i 16 metri. I bianconeri dopo lo 0-0 a Verona battono la Lazio. Pur disputando una splendida partita, la Lazio ha perso oggi contro la Juventus, ma gli azzurri non possono recriminare nulla se non la straordinaria bravura di Zoff, che d'altronde difende la porta dei campioni d'Italia. È di Roberto Bettega il gol partita che spinge i biancazzurri a 4 punti dalla vetta. Annotando che Bettega aveva finora segnato una sola volta nell'andata proprio contro la Lazio. Anche l'Inter perde contatto, complice la sconfitta di Bologna. Contro le squadre milanesi il Bologna offre di solito le migliori prestazioni del suo campionato e anche oggi nel confronto con l'Inter la regola ha trovato conferma. La rete decisiva è di Giuseppe Saboldi, fermo a 3 reti dopo le prime 16 giornate. Si risveglia il Cagliari grazie al solito Riva. Riva oggi si è presentato così. E a Nenè, altro reduce dello scudetto del 1970. Si scuote il Lanerossi Vicenza, che supera il Napoli. Ma è stata la sua una vittoria quanto mai sofferta e messa in forze fino all'ultimo minuto di gioco. Sbuffa il Torino, trascinato da Paolo Pulici. Mezza rovesciata di Pulici e palla in rete. di Bene, signor Giagnoni, un'ultima battuta su Pulici. Ha fatto degli enormi progressi, oltretutto ha delle qualità eccezionali veramente. Io penso che in lui non solo il Torino ma anche il calcio italiano possa aver trovato una punta, un attaccante molto efficace. E questo devo dire perché me l'ha detto lo stesso Pulici, molto per merito del suo allenatore, perché lui è venuto fuori proprio quest'anno e mi ha detto perché ho trovato finalmente un allenatore che ha saputo capirmi, ha saputo tirare fuori da me quello che io non sapevo esprimere. Fa piacere. 18 febbraio 1973, tutto esaurito a San Siro. Lo scontro diretto vale il primato in classifica. Si sfidano il miglior attacco, quello rossonero, con la migliore difesa, quella juventina. Ma i tecnici disegnano una partita diversa. Certamente non andremo allo sbaraglio come abbiamo fatto l'altro anno, che ci hanno veramente infilzati, ci hanno dato 4 gol con pieno merito. Cercheremo di essere prudenti e di sfruttare le doti dei nostri goleadori, i Bigon e i Chiarugi in assenza di Prati. Ma io penso che sarà un inizio molto studiato, molto timido, per vedere come si aggiustano queste marcature in campo e come eventualmente fare delle contromosse a qualche mossa dell'avversario. Su chi vuole impiegare Sogliano e perché? Beh, almeno all'inizio della partita su Causi, sembra che sia il centro motore di questa macchina che è la Juventus. E perché ha scelto proprio Sogliano? No, perché è l'uomo che sa marcare e sa sacrificarsi meglio di tutti per il mio conto nel Milan. Qual è il duello che la preoccupa di più? Ma per me sarà un gran bel duello Rivera-Forino, perché sappiamo che Rivera, sappiamo quale importanza ha per il gioco del Milan, e neutralizzandolo possiamo avere qualche possibilità di più. In secondo luogo ci preoccupa un po' la forma di Chiarugi, il quale adesso sta attraversando un ottimo periodo di forma, sta segnando, e lì penso anche Spinosi che tirerà fuori tutto il suo orgoglio per fermare questo giocatore. Lei è superstizioso, Rocco? Ma no, non mi interessa i gatti neri, i 17, i 13, no, non sono superstizioso. Non metto i medesimi abiti, metto quello che mi mette mia moglie, no, non sono superstizioso. Quale dei suoi giocatori è più superstizioso? Magari ma anche lei. Non so, Salvatore che prima della partita si ritira nel bagno, fa una preghiera, poi tutte quante abbiamo un cerimoniale prima di entrare in campo. Se le dicessero che la Juve segnerà un solo gol, che nome farebbe della sua squadra? Non è che ha importanza, lo può fare anche Morini, per dire, è lo stesso. Comunque per tante ragioni sarei contento che segnasse ancora Bettega. E Bettega accontenta se stesso e l'allenatore al 10° minuto di gioco. Al 44esimo il Milan pareggia su rigore, concesso per fallo di Morini ai danni di Bigon. Incaricato del tiro è ovviamente Rivera. Sono momenti di alta tensione. Sulla panchina del Milan si arriva addirittura a non guardare nella direzione del dischetto, forse per scaramanzia. Rivera infila Zoff con un tiro angolatissimo. È l'1-1 che riporta in parità le sorti della partita, che interrompe l'imbattibilità di Zoff dopo 903 minuti, più di 10 partite. E sulla panchina del Milan torna la serenità, ma la tranquillità del Paron rossonero dura soltanto pochi minuti. Al quinto della ripresa la Juventus è nuovamente in gol. Per un fallo d'ostruzione di Benetti ai danni di Furino, la Juve usufruisce di un calcio di punizione ed è lo stesso Furino, su invito di Salvatore, a dare il via all'azione. Altafini e Bettega la continuano in favore di Marchetti. Il tiro del terzino è imprendibile ed è il 2-1. Al 40esimo il Milan torna in parità. Punizione di Benetti, tiro di Turone ribattuto e decisivo intervento volante di Biasiolo che trova l'angolo alto alla sinistra di Dino Zoff che non riesce a nascondere il suo disappunto. Tutto sommato è giusto così. Il pareggio è il risultato che premia il buon gioco della Juve e la generosità del Milan. All'uscita dal campo però non tutti appaiono contenti. In fondo sia gli uni che gli altri hanno avuto in momenti diversi l'opportunità di arrivare al successo. Un risultato, la somma di più risultati, possono capovolgere tutte le più logiche previsioni. alla vigilia di Milan-Juventus, tanto per fare un esempio, erano tutti quanti d'accordo sul fatto che qualsiasi risultato non avrebbe avuto nessuna incidenza per la lotta al vertice della classifica. E in fondo così è stato, in un senso del tutto opposto. Il 2-2 di Milan e Juve, unito alla vittoria fuori casa dell'Inter a Cagliari, alla vittoria della Lazio, ha riproposto al vertice della classifica quei temi di incertezza che sembravano sopiti, se non addirittura tramontati, con la fuga a 2 di Juve e di Milan. Nello spazio di 3 soli punti sono infatti tornati ad essere 4 le grandi che aspirano allo scudetto. Il pareggio delle due capoliste favorisce Lazio e Inter, entrambe vincitrici contro l'anerossi Vicenza e Cagliari. L'Inter non solo non ha perso di vista il Milan e la Juventus, ma si è addirittura avvicinata alle due battistrada del campionato. E naturalmente Invernizzi è ben felice di questa situazione. Forse io direi, Invernizzi, che l'Inter oggi al Sant'Elì è andata al di là di quelli che potevano essere i suoi programmi. Almeno lei diceva che si accontentava di un pareggio qui a Cagliari. Beh, a volte prima della partita si dice sempre dell'accontentarsi di un pareggio, perché le previsioni naturalmente di fronte a un Cagliari così agguerrito come si è presentato poteva darci delle difficoltà. Però ho sempre fiducia nella squadra e nelle risorse di questa squadra, che oggi ha pienamente meritato la vittoria. Ecco, io vorrei, scusi se la interrompo, dire appunto due parole sul lato tecnico di quest'Inter, al di là del risultato appunto. Sì, sono veramente soddisfatto, perché oggi ha veramente dimostrato delle capacità enormi, capacità che naturalmente cercheremo di sfruttare al massimo per portare a termine un campionato, di essere il più protagonista possibile. Bel colpo anche del Napoli, che con Damiani sorpassa la Roma. Parte un autentico bolide che Ginulfi non trattiene, irrompe Mariani, il pallone si impenna e la corrente Damiani insacca. Herrera, purtroppo un'altra sconfitta. Noi però non vogliamo chiederle della situazione nella quale si viene a trovare la Roma oggi dal punto di vista della classifica, ma così anche sul piano psicologico e tecnico. Beh, la Roma si trova male per causa del ciclone che è passato sopra la Roma da 2 mesi, perché la sconfitta di oggi per 1-0, per una punizione contro Napoli, non è drammatica, è la classifica che la rende un po' drammatica. Il campionato si ferma per una domenica, gioca la nazionale. La corsa a scudetto riprende il via il 4 marzo del 1973 con la 20ª giornata. Il calendario vede il Milan a Vicenza, il derby per la Juventus. L'Inter riceve il Verona, la Lazio è nella vicina Terni. I giochi entrano sempre più nel vivo. Tutto il calcio, minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Iniziamo con il solo risultato dei primi tempi via Torino. Juventus 0, Torino 0, a voi Vicenza. Al secondo minuto della ripresa il Milan è sempre in vantaggio per 2-0 sulla Nerossi Vicenza, avendo segnato nel primo tempo al 29esimo con Rivera e al 42esimo con Chiarugi su punizione. A voi Firenze. Fiorentina 0, Napoli 0, a voi Milano. A San Siro Internazionale 1, Verona 0, ha preso in velocità il Verona e si è portato in vantaggio al 18esimo con Boninsegna. Qui San Siro, a voi Terni. La Lazio è passata in vantaggio con Nanni al 21esimo con un tiro da fuori aria deviato in rete dal mediano Mastropasqua. Gli altri primi tempi a Bergamo, Atalanta 0, Sampdoria 1, a Palermo, Palermo 0, Bologna 0, a Roma, Roma 0, Cagliari 0. E passo all'ascolto di Torino. C'è un calcio di rigore concesso per aderamento di Pulici in aria in favore del Torino. Pulici è sceso sulla sinistra, è entrato in aria, ha superato un primo intervento difettoso, falloso nei suoi confronti. L'arbitro Toselli non ha avuto nessuna esitazione, ha indicato subito il dischetto. Parte il tiro, rete, il Torino è passato in vantaggio al 14esimo minuto del secondo tempo. Torino 1, su rigore ha segnato Pulici. A Palermo risultato sempre di parità, ma punteggio cambiato. Palermo 1, Bologna 1. Va prima in vantaggio il Palermo al 10° con Landri, in seguito a punizione battuta da Vanello, e 2 minuti dopo al 12° pareggia per il Bologna Savoldi di testa su punizione battuta da Gregori. A Roma situazione di parità, Roma 0, Cagliari 0 e via Torino. E in questo momento l'arbitro espelle Causio. L'arbitro ha espulso Causio, molto probabilmente perché Ha protestato nei confronti dell'arbitro. Ma voi Vicenza? Dove si gioca il 28° della ripresa, il Milan nel frattempo ha aumentato il vantaggio con 2 ore per 3-0, avendo ottenuto la terza rete con Biasiolo. A voi Firenze. A Firenze siamo alla mezz'ora esatta, la Fiorentina è passata in vantaggio circa 30 secondi fa con Saltutti, pertanto la Fiorentina è in vantaggio sul Napoli per 1-0, la linea a Milano. Siamo al 29° a Milano, l'Inter si è stranamente rilassata in questo periodo ed il Verona, più mobile rispetto ai primi 45 minuti, ne ha approfittato sfiorando il pareggio con Mascetti. A voi Terni. Risultato invariato, Lazio 1 Ternana 0, ma soltanto un minuto fa il portiere laziale Pulici ha dovuto compiere un autentico intervento veramente bello su un tiro al volo di Brutto. Pulici si è slanciato in tuffo e ha afferrato la palla nell'angolino. A Bergamo al 24° la Sampdoria ha raddoppiato con Petrini su azione Badiani-Negrisolo. Atalanta 0 Sampdoria 2. A voi Torino. Sta per battere un calcio di punizione il Torino, Sale pronto per toccare a Ferrini, punizione che viene battuta al limite dell'area in una posizione centrale quasi rispetto alla rete. Sala in aria ancora, Ferrini, rete, ha segnato ancora Conagroppi. Il Torino è passato in vantaggio per la seconda volta. Bellissimo calcio di punizione, ha girato nettamente sulla destra la squadra juventina. Qui è lo studio che riepiloga i risultati. A Bergamo Sampdoria batte Atalanta 2-0, a Firenze Fiorentina batte Napoli 1-0, a Milano Internazionale batte Verona 1-0, a Torino Torino batte Juventus 2-0, a Vicenza Milan batte Lanerossi 3-0, a Palermo Palermo e Bologna 1-1, a Roma Roma e Cagliari 0-0, a Terni Lazio batte Ternana 1-0. La classifica vede al comando con 30 punti il Milan, seguono Juventus 28, Internazionale Lazio 27, Fiorentina 24. Gli allenatori sostengono che le partite di calcio stracittadine, i derby, sono tutti uguali, cioè sono uguali alle altre partite, sono incontri normali. Questo lo dicono anche alcuni giocatori, forse per compiacere l'intervistatore. Ma io penso, Mozzini, e mi rivolgo al più giovane del Torino, il derby soprattutto è una partita uomo contro uomo, no? Sì. Praticamente si svolge lì, insomma, la partita uomo contro uomo. Lei oggi ne aveva uno che sta andando bene, ha fatto 2 gol recentemente, si chiama Roberto Bettega. Come l'ho visto oggi? Beh, ho visto direi meglio delle altre volte. Si muove di più e c'è più, insomma, più tempo e corre. Oggi però nel primo tempo mi pare che Bettega abbia giocato in maniera un po' strana, un po' indietro, sì, un po' arretrato. Un po' indietro, infatti mi sono stupito perché non ha mai giocato indietro così. Mi portava un po' fuori zona. Comunque l'hanno servito anche poco, così insomma. Beh, poi lei ha giocato bene, questo bisogna aggiungerlo ad onore del vero. Mozzini ha disputato una splendida partita. Il momento decisivo naturalmente è quello del rigore. Penso di sì. Se non ci fosse stato quel calcio di rigore, come sarebbe finita secondo lei la partita? Ma penso che secondo gol avremmo segnato lo stesso. Sì? Cioè sì. Avreste vinto comunque? Sì, sì, penso di sì. Finalmente abbiamo raccolto il frutto che la Sampdoria meritava. Per quanto riguarda la partita di domenica prossima, avete la Juventus, che cosa vi aspettate? Niente, fare la miglior figura possibile, come oggi, dare il massimo. Il risultato, se l'avversario è superiore a noi, può anche essere negativo, ma impegnandosi così 11 sull'11 è molto difficile che si faccia brutta figura. Il Milan schiaccia il piede sull'acceleratore. Prati è ancora indisponibile e Rocco ridisegna la squadra. Chiarugi è la punta più avanzata, con Bigon e Rivera pronti ad inserirsi da dietro. Poi c'è Romeo Benetti, il panzer rossonero. Stende la Fiorentina con una doppietta, prima di mettere il sigillo finale nel derby con l'Inter. Il popolo rossonero sente profumo di scudetto. L'Inter dopo il derby è eliminata. La Juventus è rallente e scivola a -3. Ed eccovi ora la classifica della Serie A che ha subito notevoli modifiche. Il Milan è in testa solo a 34 punti, Juventus e Lazio a 31, Inter 27, Fiorentina 26. Fabio Capello è il personaggio chiave dei destini bianconeri. Segna il gol partita contro la Sampdoria, ma poi sbaglia un rigore decisivo contro il Napoli. Mancano ancora 8 giornate, ma i segnali di una fuga rossonera ci sono tutti. Ma attenzione alla Lazio, che pare aver ritrovato la brillantezza di inizio campionato. E ancora una volta la stracittadina a lanciare lo sprint dei biancazzurri trascinati da Renzo Garlaschelli. Un derby che praticamente è durato 38 minuti, tanto quanto è bastato alla Lazio per mettere a segno 2 gol e per aggiudicarsi l'importante posta in palio. La squadra biancoazzurra prosegue così il suo inseguimento alle prime, confortata dalla tenuta atletica di tutti i suoi elementi, che le consente di sviluppare un gioco ad alto livello. Dal primo al 90° minuto penso che abbiamo sempre tenuto noi le redini del gioco in mano. Poi sono venuti i due gol e con questo penso che abbiamo chiuso la partita con 45 minuti di anticipo. Questo soprattutto perché non c'è stata reazione alcuna da parte della Roma nel secondo tempo. Il presidente Lenzini l'aveva prevista questa vittoria, vero? Sì, l'avevo prevista già da un mese. E che cosa le faceva pensare la Lazio avrebbe ripetuto la vittoria del girone d'andata? E la Lazio sta giocando un grosso campionato, meriterebbe qualche punto di più e dovremmo essere a un punto dal Milan. Ma soprattutto questa affermazione è dedicata a tutta la gran massa di tifosi laziali che in questi ultimi anni hanno in un certo qual modo un po' sofferto. L'entusiasmo che oggi hanno riversato all'Olimpico credo che sia la compensazione a tutte le amarezze che hanno avuto fino ad oggi. Vittoria per 2-0, subito bissata 7 giorni dopo a Palermo. Juve agganciata al secondo posto. Il programma nostro è quello di poter entrare nella Coppa UEFA. È chiaro che al momento non disdegniamo di mantenere i contatti con le prime classificate. E io mi auguro di poter arrivare fino alla fine campionato con questa certa ambizione, tranquillità. E speriamo che ci possa andare bene, insomma, di poter recuperare in un certo qual modo quei 4-5 punti, e non esagero a dire questo, che fino ad oggi abbiamo perso. Il campionato si infiamma. I bomber lombardi Paolino Pulici e Gigi Riva continuano a segnare. Il giallorosso Cappellini tiene a galla la Roma. Giancarlo Salvi regala 2 punti preziosissimi alla sua Sampdoria, così come Pellizzaro fa per l'Atalanta. In mezzo a tutto questo, a Firenze, a 1 minuto dalla fine della partita contro il Cagliari, arriva il primo gol in Serie A di uno dei giovani più interessanti del campionato. Il gol gioiello della partita verrà allo scadere. È il gol del 3-0, lo segna Antognoni così. Giancarlo Antognoni, nato a Marsciano, in provincia di Perugia, il 1 aprile 1954. Un predestinato. Nils Lidl, suo allenatore alla Fiorentina, lo capisce al volo. Il presidente Ugolini si è svenato per averlo. Specie dopo un paio di allenamenti con la nazionale juniores, allenata da Azeglio Vicini. Coverciano è la prima piazza qualificata in cui si esibisce Antognoni. Coverciano è Firenze e Firenze è la Fiorentina, che si invaghisce all'istante di quel biondino elegante che gioca sempre a testa alta. Tutti felici dunque, compreso il barone Lidas, uno che se ne intende e che aspetta giusto le prime 2 giornate di campionato per lanciare il baby d'oro, appena 18enne. E il bimbo nuovo del calcio italiano diventa il ragazzo che gioca guardando le stelle. Troppo facile prevedere un futuro radioso per Giancarlo Antognoni, potrebbe obiettare qualcuno. Può darsi. Quello che non è facile azzeccare è il colmo di sfortuna che colpirà il fuoriclasse viola nel corso della sua lunga carriera. Come se quelle stelle a cui si rivolge quando gioca lo abbiano preso in disamore. Un contrappasso perfido e maligno che trova nella mitologia greca un'immagine esemplare, l'invidia degli dei. Quel putrido atteggiamento che le divinità riservano per chi, in terra, dimostra di possedere qualità ultraterrene. Qualità che Giancarlo Antognoni ha, in dosi abbondanti. Ha l'eleganza, la classe, la corsa. Il destro è perfetto, un gradino sotto il sinistro. La visione di gioco con lancio incorporato diventerà ben presto un suo marchio di fabbrica, così come il calcio di punizione, che con lui è sinonimo di gol. Presto arriva anche la maglia azzurra voluta dal nuovo commissario tecnico Fulvio Bernardini alla ricerca di piedi buoni. Giancarlo Antognoni e la Fiorentina, un legame che non si spezzerà mai. Lui, emule di Gigi Riva, dichiara amore eterno alla maglia viola numero 10, ben sapendo cosa perde. Un sacrificio ponderato e voluto, un gesto di sincero affetto che, magari, avrebbe meritato miglior fortuna. Già, la fortuna. La frattura del cranio e la morte sfiorata, il gol annullato contro il Brasile e la finale del Bernabeu negata, una tibia in frantumi e il ginocchio che si spezza. Evidentemente Antognoni è un giocatore sfortunato, sono immagini drammatiche, le abbiamo strappate proprio qualche istante fa, anche con le riprese dal basso, la disperazione è evidente. Dall'alto abbiamo avuto ancora una volta il senso del gelo che c'è. Antognoni che grida, che urla. Cade e si rialza il ragazzo che gioca guardando le stelle. Ma le stelle non sempre hanno guardato verso di lui. Non era figlio della fortuna Giancarlo Antognoni, come se qualche dio invidioso avesse voluto fargli scontare i doni generosamente elargitigli dalla natura. Un fisico da puro sangue, l'istinto del campione, quel calcio robusto ed elegante di cui si innamorò subito Bernardini. Giancarlo Antognoni incanta Firenze. Il futuro è certamente dalla sua, ma adesso c'è il presente da seguire. Il finale del torneo si preannuncia incandescente e la voglia di campionato aumenta. Il Milan è concentrato, gli sforzi di Coppa non intaccano la sicurezza della squadra che continua a vincere segnando una marea di gol. 3 alla Roma, 4 a Marassi contro la Sampdoria. Nessuno sembra poter fermare la macchina da gol rossonera. Il cross è di Rivera, colpo di testa di Bigon, rete. Presidente Buticchi, dopo la sconfitta della Juventus e la vittoria della Lazio, il campionato ormai è un discorso a due, questo si chiedono tutti più o meno. Ma io penso che realmente sia così, perché a 6 giornate dalla fine recuperare 5 punti penso che sia quasi impossibile, anche se non è una questione di matematica, ma 5 punti sono tantissimi, solo che c'è da soffrire perché veramente questa Lazio fa veramente le meraviglie. Il 15 aprile il Milan riceve il Cagliari. Il pronostico appare scontato. Poi la doccia fredda per i rossoneri. Da un calcio di punizione battuto da Domenghini e respinto corto da Anquilletti veniva il tiro al volo di Bruniera che portava in vantaggio il Cagliari. A questo punto per i milanisti c'era poco da stare allegri, tanto più che da Roma giungevano brutte notizie. E Gianni Rivera ad acciuffare il pareggio a 10 minuti dalla fine su calcio di rigore. Un pareggio che consente al Milan di affrontare la Lazio sabato prossimo con 2 punti di vantaggio, ma che, come appare evidente dalle nostre immagini, non ha per niente soddisfatto Nereo Rocco. Baron Rocco mi sembrava un po' insoddisfatto della partita. Quali sono stati i commenti? Non era entusiasta, no. Però anche noi non è che fossimo molto felici della conclusione della partita. Da come si era messa, tutto sommato, possiamo ancora dire di aver guadagnato un punto. Però direi che nel complesso il risultato sia giusto così. Era una partita, secondo me, da finire sullo 0-0. Come mai il Milan si è inceppato oggi? Forza del Cagliari o c'è stato qualche... Beh, indubbiamente il Cagliari ha disputato un'ottima partita, ha impostato la partita molto bene sulla difensiva naturalmente, però giustamente secondo me e ha meritato questo grosso risultato. Noi ci siamo fatti un pochino imbrigliare e probabilmente eravamo anche un po' stanchi dalla partita di mercoledì con i cecoslovacchi e non siamo mai riusciti a liberarci dalle marcature. La squadra di Maestrelli è in agguato, infila 3 vittorie consecutive e rosicchia un punto alla capolista. Vince sempre di misura, spesso basta un gol per portare a casa l'intera posta. Segno di forza e di solidità. La Lazio ha saputo approfittare con una vittoria seppure di stretta misura sulla Sampdoria del passo falso dei rossoneri e con il gol di Nanni ha conquistato il diritto di disputare sabato prossimo una partita che acquista il valore di un super derby per la supremazia calcistica fra Milano e Roma. Il discorso scudetto è ovviamente implicito in questa sfida che ha pochissimi precedenti negli annali del calcio. Qual è il suo pronostico, Rivera? Ma io direi che i pronostici è impossibile farne, anche perché molto dipenderà dalle condizioni ambientali, oltre che fisiche, delle due squadre. Direi che molto importanti saranno le condizioni fisiche perché siamo sul finire della stagione, cominciano i caldi e quindi qualcuno potrebbe risentire dei grossi impegni precedenti. La Juventus sembra distratta dall'Europa. Vyšpálek, dopo la sconfitta nel derby, abbandona il tridente e affida la maglia numero 8 a Cucureddu. Bianconeri vincenti a Cagliari con il solito Altafini. La Juventus, data quasi per spacciata prima dell'incontro di Budapest, smentisce con la vittoria di Cagliari anche chi temeva una sua crisi di stanchezza. Prima di sbattere contro la Fiorentina nell'anticipo del 7 aprile 1973. La Fiorentina ha battuto una Juventus al di sotto delle aspettative. Il gol del giovanissimo Desolati è uno spettacolo di freddezza e con questo gol forse si chiudono le speranze della Juve per questo campionato. Il riscatto è immediato, il Palermo è sommerso sotto una valanga di gol, ma il Milan è a 4 punti quando mancano 5 giornate alla fine. Lo scudetto per i bianconeri sembra allontanarsi. Il finale di stagione si preannuncia ad altissima tensione. Una scossa elettrica attraversa il campionato. Il Torino con Claudio Sala e l'immancabile Pulici affondano l'Inter. Gustavo Giagnoni. Torino comunque protagonista con lui. L'anno scorso addirittura in zona scudetto, in presa diretta proprio con lo scudetto. Quest'anno in qualità di arbitro dello scudetto. A questo punto siete paghi di questo ruolo, che cos'altro vi ripromettete per la fine di questo campionato? Ma diciamo paghi, certamente le nostre speranze sono state un po' deluse perché abbiamo avuto un inizio un po' incerto. Abbiamo dovuto soffrire la mancanza di uomini importanti per la nostra squadra. Il che implicitamente starebbe a dimostrare che se voi foste stati completi fin dall'inizio, è questo forse che vuol dire. Lei è bravissima, no, carità. Sì, è senza... bravo lei a far capire le cose senza, certo, dirle. No, non siamo stati brillanti come l'anno scorso, come il campionato, che era stato bellissimo, però siamo ancora protagonisti. Diciamo che ci sono protagonisti più brillanti di noi, ma indubbiamente anche noi penso che stiamo recitando bene la nostra parte, proprio per cercare di vedere quale di questi tre protagonisti deve vincere il campionato. Per i nerazzurri il colpo è da KO. Paga per tutti mister Invernizzi, esonerato. Al suo posto Enea Masiero, promosso dalle giovanili. Salta anche la panchina di Mago Herrera per una Roma che affonda sempre di più. Intanto il campionato racconta di Beppe Savoldi, che segna ogni domenica, e di Nello Saltutti, che si conferma un buon acquisto per la Fiorentina. Si ripete Zigoni. Ottavio Bianchi realizza il suo primo gol stagionale, mentre riemerge lungo letargo il vicentino Vitali. Questo gol di Vitali, realizzato al 36esimo del primo tempo, condanna forse il Palermo alla retrocessione, mentre rilancia il Lanerossi di Vicenza. Per la squadra sono punti d'oro per la permanenza in Serie A. 26esima giornata, le partite sono in calendario per domenica 22 aprile. Milan e Juventus, però, sono impegnate nelle coppe europee. Si anticipa il sabato, i bianconeri ricevono il Lanerossi Vicenza, ma tutta l'attenzione del popolo del pallone è per il faccia a faccia tra Lazio e Milan. Da principio ci si accontentava di stare in zona di sicurezza, poi via via, senza iattanza, siamo arrivati ai vertici. Sembrava che dovessimo provare il sentimento delle vertigini arrivati in vetta, e invece ci si sta con molta semplicità e con molta disinvoltura. Questo ritengo sia uno degli aspetti più belli che dimostrano la maturità di questa squadra, che è diventata quindi una signora squadra. Forse in queste parole di padre Lisandrini, assistente spirituale della Lazio, è racchiuso uno dei segreti che hanno permesso alla squadra bianco-azzurra, appena rientrata dalla Serie B, di essere appaiata al Milan al comando della classifica a 4 giornate dal termine. Una Lazio che, sospinta da un pubblico che ha fatto registrare il record italiano degli incassi con circa 253 milioni, ha avuto in Chinaglia il protagonista principale dell'incontro. Suo il tiro che ha propiziato il primo gol, sua la punizione che ha determinato il raddoppio, lussando un dito al portiere Belli, che aveva cercato di opporsi al violento tiro. Giorgio Chinaglia è tornato al gol in una delle partite più importanti, forse la più importante. Grossa soddisfazione naturalmente. Sì, è stata una grossa soddisfazione, e per me è stata una soddisfazione doppia, insomma. Un po' malignamente qualcuno ha detto che Chinaglia ha fatto tutti e tre i gol di oggi. Beh, questo può darsi che sia anche vero, perché purtroppo ho perso la palla, c'avevo la palla per buttarla via, ho dribblato 2 uomini, poi ho avuto esagerare un pochettino, ho perso la palla e loro sono andati via in contropiede e hanno fatto gol. Ma comunque è stato quello che è servito a mettere un po' di pepe su una partita che la Lazio stava troppo largamente dominando, no? Sì, forse così. È stato più, lo spettacolo è stato migliore, insomma. Comunque, prima che il Milan riuscisse a dimezzare il distacco con Rivera, sfruttando un errore difensivo di Chinaglia, la porta laziale era stata messa in pericolo almeno in 2 occasioni, su un tiro di Sogliano nel primo tempo e su una staffilata di Schnellinger all'inizio della ripresa. Tutte e 2 le volte, però, il portiere bianco-azzurro Pulici era riuscito a deviare magistralmente in angolo. 2 tentativi in 50 minuti di gioco non sono però tanti per una squadra che mira allo scudetto, e se il Milan non è riuscito a fare di più si deve dare atto al valore di Wilson, che può essere considerato il migliore libero del campionato. Quello che ci ha portato a questi risultati penso che sia stata la fusione e l'armonia. Non per fare certo una sviolinata al mio allenatore, devo dire che il merito principale di questa fusione, di questa armonia di noi giocatori, spetti decisamente a lui, e quindi penso che il primo artefice della riscossa di questa Lazietta sia dovuto al signor Maestrelli. I meriti di Maestrelli sono stati anche tattici, infatti la mossa vincente della partita può essere considerata quella di avere posto Manservisi al controllo di Rivera. La ripresa, disputata all'insegna del nervosismo, ha costretto Lobello a intervenire spesso con autorità, ammonendo 4 giocatori, 2 per parte, e dopo il gol non convalidato a Chiarugi a espellere l'allenatore del Milan, Rocco, su segnalazione del guardialinee. Questa rete di Chiarugi infatti avrebbe permesso al Milan di raddrizzare il risultato a 3 minuti dalla conclusione, ma Lobello, sempre su indicazione di un suo collaboratore, ha annullato il gol dell'ala rossonera. Una decisione che ha determinato proteste e che potrebbe avere un peso sulla assegnazione dello scudetto. Il campionato si incendia. Il Milan è raggiunto dalla Lazio e sente il fiato sul collo della Juventus che, battendo il Lanerossi Vicenza, ha dimezzato lo svantaggio. Adesso è a 2 punti. La lotta a scudetto è apertissima, ma se Milan e Juve stanno mantenendo fede ai pronostici, c'è una squadra che nessuno alla vigilia avrebbe mai pronosticato in corsa per la vittoria finale. E la Lazio, che solo un anno fa giocava in Serie B. Una delle tante favole che soltanto il campionato sa raccontare. Ecco, allora Maestrelli, vogliamo un po' spiegare questo fenomeno della Lazio che in precampionato aveva dato qualche delusione ai suoi tifosi e improvvisamente in campionato è esplosa arrivando al primo posto della classifica. Che cosa è successo? È successo che la squadra è stata rinnovata per i 6/11 ed era chiaro che andamento l'amalgama fra i vecchi e i nuovi occorreva del tempo, Tempo che in un momento è stato accorciato perché pensavo che dovesse trascorrere ancora più di tempo. E difatti la squadra, man mano che va avanti, vedo che progredisce continuamente, sia per quanto riguarda la condizione fisica e sia per quanto riguarda l'amalgama fra reparto e reparto, fra uomo e uomo. Il miracolo della Lazio inizia con una retrocessione, quella del 1971, che costa ai biancocelesti la Serie A, ma che dà la spinta per la pronta rinascita. Regista dell'operazione rilancio è il presidente Umberto Lenzini, classico self-made man, amante appassionato e generoso della Lazio. Il primo colpo porta il nome di Tommaso Maestrelli, il nuovo allenatore. Come allenatore, lei è uno dei pochi, forse il solo, che abbia avuto per 2 volte il massimo riconoscimento, appunto come miglior allenatore della sua categoria. Ebbi la premiazione quando ero nella Regina nel 64, ottenemmo la promozione dalla Serie C alla Serie B e mi fu riconosciuto questo premio. Poi ho avuto il seminatore d'oro nel campionato col Foggia quando passammo dalla B alla A. Le colonne della squadra sono il libero Pino Wilson e soprattutto il centravanti Giorgio Chinaglia, capocannoniere in B con 21 reti e già nel giro azzurro. Incedibili, al pari dello stopper Giancarlo Oddi, del terzino Luigi Martini e del mediano Franco Nanni. Su questa base interviene Sbardella, che mette in fila una serie di colpi eccezionali. Cede Massa all'Inter. In cambio arrivano il regista Frustalupi e 300 milioni che servono per comprare il portiere Felice Pulici, l'ala destra Renzo Garlaschelli e il centrocampista Luciano Rececconi. Al resto ci pensa Tommaso Maestrelli, bravissimo gestore di uomini e ottimo tecnico, che mette in campo una squadra dal gioco brillante e moderno. La qualità migliore di Maestrelli, oltre che un tecnico valente, sia la sua calma formidabile. Io direi che il signor Maestrelli è diventato di prepotenza il nuovo mago di Roma, togliendo dalle mani la bacchetta al mago Herrera. Per me il signor Maestrelli è un buon psicologo. Una delle qualità che apprezzo di Maestrelli è che prima ci tratta come amici e poi come giocatori. È il più di Roma. L'antimago di Roma. Ah, io direi che oltre ad avere le qualità di un ottimo allenatore ha il pregio di parlare poco. Io il mister lo vorrei definire l'ottavo re di Roma, visto che nessun allenatore negli ultimi anni qui a Roma è riuscito a combinare qualcosa di buono. Per me il mister sa essere primo uomo e dopo tecnico, questa è la sua dote migliore. È un tecnico preparato e serio, oltre a essere molto umano e lega molto coi giocatori. Però c'è una cosa che dovrebbe fare, dovrebbe abolire i ritiri della domenica sera. E per concludere voglio dire che da questa analisi è venuto fuori che il signor Maestrelli è un vero gentiluomo, una gran brava persona. Estate 1972, il miracolo prende ancora più forma. Con Felice Pulici, la Lazio trova finalmente un portiere affidabile e sicuro. La coppia centrale è Wilson-Oddi, che bada essenzialmente a difendere, anche perché i terzini sono delle vere e proprie ali aggiunte. A centrocampo ondeggia il caschetto biondo di Re Cecconi, numero 8, che Maestrelli conosce bene, avendolo avuto con sé a Foggia. Tanta corsa e buona tecnica. Poi c'è il mediano Franco Nanni, pedina tattica fondamentale negli schemi laziali. Mario Frustalupi è il numero 10, un regista illuminato, dotato di intelligenza calcistica in misura inversamente proporzionale ai suoi centimetri. Il centravanti è Giorgio Chinaglia, animale da gol, puro istinto. Alla destra di Long John opera il piccolo Renzo Garlaschelli, attaccante esterno che vede la porta con frequenza e che offre un grande contributo in tema di assist. Sull'altro versante, Maestrelli impiega Pierpaolo Manservisi, giocatore utilissimo per gli equilibri della squadra grazie a quello che i giornalisti definiscono gioco oscuro. E adesso, a poche giornate dal termine, la Lazio, quella che qualcuno nel recente passato aveva definito Lazietta, si trova al primo posto. Un miracolo, certo, ma anche molta sostanza e concretezza. Grazie alla programmazione, a giocatori affidabili e di sicuro livello e ad un allenatore di enormi qualità come Tommaso Maestrelli. E pensare che all'inizio ci furono solo contestazioni. Disgraziatamente, spesso, i tifosi si lasciano trascinare dal sentimento o suggestionare dai tribuni. I laziali che rimpiangevano Lorenzo e volevano il licenziamento di Maestrelli si sono poi resi conto di quanto fossero assurde le loro convinzioni. Questi sussulti divistici sono particolarmente inattuali adesso, nell'epoca del calcio collettivo, della seria amministrazione, del ringiovanimento dei quadri. La Lazio a pieno titolo corre per lo scudetto. Oltretutto non ha impegni internazionali a differenza di Milan e Juventus, ormai un passo dalle finali. A 4 giornate dalla fine tutto può accadere, anche un arrivo a pari merito. La tensione sale. 29 aprile 1973, giornata numero 27. Il Milan è reduce dalla trasferta di Praga. Ha raggiunto la finale della Coppa delle Coppe, in programma il 16 maggio. A San Siro riceve il Napoli, che non ha nulla da chiedere ad una stagione deludente. Anche la Juventus ha alle spalle l'impegno europeo. I bianconeri sono rientrati dall'Inghilterra con il biglietto per Belgrado, dove si giocherà la finale della Coppa dei Campioni. Per gli uomini di Vispalek adesso c'è la trasferta a Terni, con i padroni di casa ormai ad un passo dalla B. È una domenica per cuori forti, soprattutto per quelli di fede rossonera. I Granata bloccano la Lazio sullo 0-0, la Juve batte la Ternana, ma perde Spinosi per infortunio. E il Milan sta pareggiando con il Napoli. Manca solo un minuto alla fine. 90°, punizione di Chiarugi e San Siro esplode. Milan 41, Lazio 40, Juve 39. Nereo Rocco, Giovanni Trapattoni. Nei primi minuti il Milan poteva andare in vantaggio, no? Speravo a questo punto che fosse facile il successo? No, non credevo da tutta la settimana che non fosse facile il successo, perché il Napoli ci dà sempre da fare a San Siro, come d'altronde tutte le squadre. Abbiamo vinto all'ultimo minuto quando non si sperava più, con gol a sorpresa direi, però durante la partita abbiamo mancato un 5-6 occasioni proprio favorevoli. Dunque credo che hanno ragione di recriminare i colleghi e i giocatori del Napoli, perché all'ultimo minuto perdere sempre la partita con il risultato che non sia giusto. Sono venuti molti rimproveri da lei, giocatori? Beh, più che rimproveri ho gridato molto, tanto vero che ho giù anche la voce abbastanza, sono un po' rauco. Comunque è una cosa che bisogna fare e per 90 minuti bisogna sempre essere attenti. In coda intanto Ternana e Palermo sono matematicamente retrocessi. Ai siciliani il colpo di grazia lo dà l'Atalanta. Con questo gol dell'ex rosanero Pellizzaro anche l'Atalanta ha espugnato il campo della favorita, raggiungendo in anticipo il traguardo della salvezza. 6 maggio 1973, terzultimo giro di pista per le tre fuoriserie che stanno infiammando il finale di stagione. Sono 90 minuti intensissimi. Le prime scosse arrivano da Torino. 20° minuto, per questo fallo di Zignoli su Pulici lanciato in area, Angonese concede il calcio di rigore. Finta di Pulici, Vecchi da un lato e la palla in rete dalla parte opposta. I tifosi esultano mentre Rocco sembra imperturbabile. Passano 2 minuti ed è ancora gol da Pulici a Bui, che stavolta non sbaglia. Torino 2, Milan 0. Il popolo rossonero trema. La seconda spallata giunge da Bologna. Savoldi, al suo 15° centro stagionale, batte Felice Pulici. Lazio sotto di una rete. Manca Bergamo all'appello, minuto 43. Juve in vantaggio con Capello. Finiscono i primi tempi. La Juve aggancia il Milan in vetta. La Lazio è dietro a un punto. Come va questo primo tempo? Come lo può commentare? Il primo tempo va molto bene. Speriamo che duri il secondo in questo modo. Se lei in questo momento... pochi secondi dall'inizio del secondo tempo dovesse rivolgere un desiderio, quasi una preghiera, cosa penserete? La preghiera che potrei fare è di restare i risultati come sono adesso. La ripresa non delude. Al quarto il Milan segna, scende Turone e centra, Castellini sta per bloccare ma Zecchini gli leva la palla dalle mani, guizzo di Chiarugi e rete. Risponde la Lazio che pareggia con un gran tiro di Nanni. Passano 4 minuti e la Juve raddoppia. In questo momento le tre protagoniste hanno tutte gli stessi punti. Tutto tace fino all'81°. Avanza Schnellinger e centra, Castellini ribatte, Rosato tira con forza, il portiere respinge come può e Sabadini da 2 passi in sacca. 2-2. La partita finisce così e stavolta sono i vessilli rossoneri a sventolare festoso. È il punto che serve ai rossoneri per mantenere la testa della classifica. Basterà? Per 45 minuti avete dato uno scossone alla classifica. Sì, e noi speravamo di darlo fino in fondo. Poi il Milan, che giocava veramente bene, caparbio, cercava con ostinazione di rimontare, lo ha fatto, io dico meritatamente. Chinaglia, voi vi siete forse un po' illusi quando avete saputo che a Torino il Torino stava battendo il Milan per 2-0, è vero Chinaglia? Sì, difatti noi pensavamo di farcela perché il Milan perdeva 2-0, noi avevamo pareggiato, poi ho avuto la doccia fredda dalla panchina che il Milan ha pareggiato 2-2, insomma. Rocco, 45 minuti almeno di passione, è vero? 45 minuti di passione, direi, e i secondi 45 minuti di gioia, perché se il primo tempo è stato veramente un grande Torino, il secondo tempo è stato un grande Milan. Io credo che il 2-2 sia proprio il risultato di questa partita. Parliamo di scudetto a 180 minuti dalla fine. Parliamo di scudetto, abbiamo un punto di vantaggio e faremo di tutto per cercare di amministrarselo. Secondo lei, Maestrelli, è tutto già deciso oppure no? Ma no, penso di no, nel modo più assoluto non è ancora deciso niente, soprattutto avendo visto oggi Bologna con quale impegno, con quale agonismo abbia giocato contro di noi. Sicuramente l'amico Pesaola domenica e sabato a Milano col Milan penso che ripeta la stessa prestazione di oggi. E adesso cosa dice? Già finito oppure no? È in vantaggio il Milan di un punto solo, ma mancano ancora 2 partite. 2 partite sono poche, noi cercheremo di fare tutto il possibile. Comunque sarà molto dura. Domenica 13 maggio 1973, mancano 180 minuti alla fine della corsa. Penultimo capitolo del campionato di calcio. Un campionato di calcio che ha mantenuto tutte le sue promesse di interesse, che ne avevano caratterizzato l'incerto inizio. Ma sono in tanti a pensare che ci sarà un appendice. Intanto si va in campo. I rossoneri ritrovano Rivera e si vede. E l'importanza del capitano si è notata subito, quando cioè un suo perfetto allungo in aria ha trovato altrettanto pronto e bravo Sogliano nel tocco risolutore. Il gioco scorre fluido e le resistenze del Bologna hanno vita breve. Sorride anche la Juve, che supera l'Inter per 2-1, sprecando persino un rigore. Il portiere è più bravo del tiratore. Altafini non nasconde un gesto di disappunto. L'unico neo è l'infortunio al libero Salvatore. Il capitano della Juventus subisce un duro colpo alla tibia. La Lazio fatica ad avere la meglio sul Verona. Zigone batte Pulici e l'Olimpico si gela. La reazione è immediata. Già nei primi 45 minuti la rimonta è cosa fatta. Non cambia niente in testa alla classifica. Il Milan mantiene un punto di vantaggio sulla coppia che insegue. Ha una partita in meno da giocare, ma nel mezzo c'è la finale di Coppa delle Coppe che impensierisce Rocco. Però con il conto alla rovescia ormai possiamo dire -1, no? Manca solo una partita, mi sembra che tutto vada bene. Sì, fino in questo momento tutto è andata bene, o quasi bene. Abbiamo questi 90 minuti a Verona, una squadra che in casa sua vince poco ma anche perde poco. Speriamo, a noi non ci voleva questa finale a Salonico mercoledì, ma torno a ripetere, siccome dicono che siamo una grande squadra, una grossa società, bisogna onorare tutti gli impegni, è quello che noi cerchiamo di fare. Ci siamo. Ormai mancano pochi minuti all'inizio della 30ª giornata. Sarà l'ultimo atto? Le incognite sono molte. Il Milan avrà recuperato le energie? La Juventus priva di Spinosi e Salvatore riuscirà a fare il risultato a Roma? La Lazio, attesa da un Napoli deciso a giocare alla morte, avrà la forza di compiere l'ultimo sforzo? Gli interrogativi si rincorrono. Tutto il calcio a Verona e tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1. Ebbene amici, vi diciamo innanzitutto che il pallone rotondo è che forse il Milan risente della stanchezza fisica e psichica dell'incontro di Coppa, della finale sostenuta mercoledì con il Lid. Però vi dobbiamo anche dire che tutti i tre gol del Verona e quello del Milan sono stati di una chiarezza, di una limpidezza tale per cui almeno fino a questo momento non c'è nulla da recriminare né da una parte né dall'altra. A voi Roma. La Roma è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Valerio Spadoni al 29° del primo tempo. La Roma è in vantaggio per una ragione molto semplice, e cioè perché sta giocando meglio della Juventus. A voi Napoli. A Napoli, Napoli 0, Lazio 0, a voi Bergamo. 0-0 tra Atalanta e Vicenza, a voi Torino. A Torino, Torino 0, Sampdoria 0. Qui allo studio con gli altri primi tempi a Bologna, Bologna 3, Cagliari 1, a Milano Internazionale 1, Fiorentina. Il Vicenza si è portato in vantaggio con un'autorete di Vianello. Della linea. A Bologna siamo al 25°, Bologna 4, Cagliari 1, la quarta rete è stata opera di Savoldi. Passo all'ascolto di Verona. Presidente Boniperti, uno scudetto conquistato sul filo del rasoio, le sue prime impressioni? Ma guardi, direi che è stato molto sofferto quest'anno, perché l'abbiamo perso in qualche altra occasione, forse era più facile quest'anno dell'anno scorso. L'abbiamo vinto negli ultimi 90 minuti, bisogna giocare anche questi ultimi 90 minuti. Quando ha temuto maggiormente che lo scudetto potesse non essere riconquistato nel corso della stagione? Ah beh già, in un certo senso quando avevamo i 5 punti dal Milan, no? Adesso abbiamo, direi, ne abbiamo portati via 6 in un mese e mezzo, quindi è stata una grossa impresa che ha fatto la squadra. E quando ha cominciato a credere nella conquista di questo 15° scudetto? Quando ho visto il 2-1. Vic Palec, uno scudetto conquistato ad inseguimento, ha temuto in qualche momento di non farcela in quest'ultima partita? Comunque dopo la sconfitta di Firenze moltissime erano deluse del campionato, lo consideravano chiuso. Io però avevo sempre la fiducia, grande fiducia in questi ragazzi. Ci siamo prefissi di fare in 6 partite 12 punti, ci siamo riusciti. Il Milan e Lazio ha perso qualche punto per la strada e ora ci godiamo sto scudetto. Quando durante l'intervallo ha saputo che il Milan perdeva, mentre qui la Juventus a Roma perdeva anche lei, cosa ha pensato che potesse succedere? Credeva di poter risolvere? Sarebbe una cosa atroce se Milan perdeva e noi non vincevamo, sarebbe una cosa troppo atroce, perché dopo tutti questi sacrifici non arrivare all'ultimo appuntamento sarebbe terribile. Quanti scudetti ha vinto Altafini? Beh, questo è il terzo, ci ho pensato qualche tempo fa, non c'è 2 senza 3, ma non ci credevo molto. Comunque vincendo così è stata una grossa soddisfazione, perché oltretutto è combaciato con i 200 gol che ho segnato in campionato. Io penso che un'annata come questa qua forse nella mia carriera non l'ho mai avuta. Campionato di calcio a cardiopalmo fino all'ultimo gol. Al termine del primo tempo, pensate, il Milan che perdeva a Verona e la Lazio che pareggiava a Napoli erano in testa alla classifica. Spareggio a 2. No signore, il solito Altafini, pareggiando il gol di Spadoni a Roma, portava la Juventus al primo posto. Quindi spareggio a 3. No signori, manca soltanto mezz'ora al termine del campionato, ma tutto è ancora da decidere. E infatti Cuccureddu, che a 3 minuti dalla fine segna il gol che vale un campionato, mentre a Napoli la Lazio, che avrebbe potuto ancora agguantare la Juventus, vede sfuggirsi anche il secondo posto, che tocca a un Milan sconfitto sì, dal Verona, ma diciamo la verità battuto soprattutto dalla stressante partita di Salonicco e da una buona dose di sfortuna. Meraviglioso, lo scudetto in bilico fino a 3 minuti dalla fine è assegnato al fotofinish. Che campionato! Merito alla Juventus di non aver mai mollato la presa e di averci creduto fino in fondo. Amarezza devastante per il Milan e i suoi tifosi, ormai un passo dal traguardo. Non è bastato ai rossoreri avere il miglior attacco del campionato. Lodi alla Lazio, affascinante debuttante al ballo dello scudetto che chiude con la migliore difesa del torneo. Ma sono i bianconeri di Vyšpálek a trionfare. La Juventus vince il suo 15° scudetto grazie ad una rimonta finale che ha dell'incredibile. Sorridono i bianconeri, si disperano invece i tifosi dell'Atalanta che vedono scendere in B la loro squadra per la peggiore differenza reti. Finisce così, con Beppe Savoldi, Paolo Pulici e Gianni Rivera insieme sul trono di cannoniere. Anche questo, segnale del grande equilibrio che ha caratterizzato l'intero campionato. Con i ringraziamenti a voi per averci seguito fin qui, agli ospiti che sono cortesemente intervenuti, Alfredo Pigna vi augura arrivederci a domenica prossima e buonanotte. È il campionato di Giovanni Lodetti, mediano tuttofare della Sampdoria, una vita al Milan come scudiero di Rivera. Taglia il traguardo delle 300 presenze in A proprio contro la sua ex squadra. È il campionato di Emiliano Mascetti, numero 8 del Verona, infallibile dal dischetto. 6 rigori per la sua squadra e 6 trasformazioni, un percorso netto riuscito soltanto a lui. È il campionato di Giuseppe Bruscolotti, classe 1951, proveniente dal Sorrento. Il 24 settembre 1972 gioca la sua prima partita nel Napoli. Ne diverrà una colonna fino al 1988. È il campionato degli irregolari Ezio Vendrame, Gianfranco Zigoni e Roberto Vieri. Capelli lunghi, barbe incolte e classe da vendere. Della serie La fantasia al potere. È il campionato di Giuseppe Sabadini, terzino rivelazione del Milan. Lo chiamano Tato. Difende e attacca, segna gol pesantissimi e fila dritto in nazionale. Una stagione da urlo. È il campionato di Pietro Carmignani, portiere del Napoli, che contro la Juventus si prende la madre delle rivincite, para un rigore decisivo a Capello ed esulta come un ragazzino. È il campionato dei record infranti, 12 gol in una sola partita e i 903 minuti di imbattibilità di Dino Zoff. È il campionato di Gaetano Scirea, classe 1954. Debutta con l'Atalanta da libero. Elegante, sicuro, piedi buoni. Gioca spesso a centrocampo. Il suo nome rimarrà in eterno nella storia del calcio. Ed è per tutto questo che, campionato, io ti amo.